complesso intervento la chiesa di Santa Maria in Gradia ad Arezzo, importante per il culto ma anche per le opere che custodisce al suo interno, è stata restituita alla cittadinanza. Questa chiesa è legata a Camaldoli e quindi è un segno di una religiosità che ci appartiene e che lascia tracce che vogliamo conservare, custodire, proporre, e quindi ecco, penso che per la comunità aretina ha una particolarità di significato che possiamo raccogliere. Il primo restauro conservativo dell'intera facciata nel 2013 fu in quella occasione che balzò agli occhi dei tecnici un vistoso fuoripiombo della parte centrale, tanto da creare un arco con le spalle in corrispondenza dei tiranti. Nel 2021 erano partiti i lavori per ovviare a questo problema, ma la pandemia li ha fortemente ritardati. L'intervento ora è stato portato a termine, 300.000 euro i fondi stanziati da parte del Ministero, 80.000 quelli della Curia Aretina. Le problematiche erano numerose, le principali riguardavano le strutture di copertura, quindi c'è stata la necessità di progettare un intervento di miglioramento sismico e di consolidamento statico. Tutto questo a valle di un percorso di verifica della vulnerabilità dell'immobile. Io praticamente qui ci ho fatto la prima comunione, quindi è una grande soddisfazione vederla restaurata, però è una chiesa molto importante nella storia di Arezzo. C'è il pozzo dove la tradizione dice che San Donato si rifugiava durante le persecuzioni, quindi è un, diciamo, un luogo sacro per gli aretini, quindi va rivalutato. E senz'altro la cosa più sentita è la piccola cripta che, diciamo, dovrebbe essere l'abside della chiesa più antica, sulla quale poi è stata costruita quella attuale, dove è custodito un piccolo crocifisso di legno molto antico e prezioso, per quanto come opera d'arte non sia magari particolarmente significativa. Però è importante per i parrocchiani, c'è una grande devozione, viene chiamato il crocifisso della tomba. E negli anni, ecco, nella cripta tanti piccoli momenti di preghiera, gruppi ristretti di meditazione. A margine della cerimonia di inaugurazione, Don Luca ha voluto esprimere un pensiero per il ragazzo di 26 anni morto in una panchina nei giardini del Porcinai ad Arezzo. È un dramma che ci provoca tutti, a tutti i livelli, come istituzioni, come comunità generale e come chiesa in particolare, che è quello che interessa a me. Significa che in questa città ci sono dei bisogni importanti che ancora non siamo capaci di, a cui non siamo capaci di dare risposta, non dico di soddisfare, ma un minimo di risposta. Significa che c'è ancora da fare per tante persone bisognose, e nel momento in cui si festeggia la casa di Dio non possiamo non pensare agli uomini e alle donne senza casa.